Ciao ragazze, ben ritrovate. Allora, oggi sono andata a fare un giro in farmacia e finalmente ho trovato in farmacia, non devo più comprarla online, però comunque tenterò dopo di mettervi tutti i link qua sotto. La mia Jawae, ho ricomprato l'acqua micellare perché io la adoro, non avevo finita e ne stavo usando un'altra, comunque mi trovo bene quella della Garnier, ma questa per me è fantastica. Allora, c'è il sito jawae.it. Questa è quella da 400 ml perché costa 12,90, quella più piccola 9,90, quindi per me è molto più conveniente anche perché io la uso per tutto, per struccare gli occhi, le labbra, tutto, non mi dà fastidio, non mi dà fastidio agli occhi, è molto delicata, quindi mi sono trovata veramente benissimo. Quindi questa ve la straconsiglio. E siccome avevano uno stand con tutti i prodotti e anche con l'acqua, quella che si spruzza in viso, mi ero trovata molto bene, ho voluto provare delle altre cose. E quindi ho preso queste. Allora, questa è una crema antirughe al ginseng rosso, quindi la proverò per voi, vi dirò come mi trovo. E questo è il siero lisciante, sbiancante, quindi dovrebbe togliere anche i segnetti, insomma, i vari segni, le macchioline, eccetera. Quindi crema antirughe al ginseng rosso e questo è invece il siero concentrato, si chiama Youth Concentrate Complexion Correcting, quindi anche correttore diciamo delle discromie del viso, quindi questi due. E poi maschera dipendente, lo sapete. Allora ho chiesto delle maschere, cosa ho preso? Allora, mi hanno consigliato questa marca, la Decleor, che è una marca molto buona, la dovreste trovare in tutte le buone farmacie. E questa è una maschera, si chiama Prolagen Lift, è una mask flash lift fermeté, quindi dovrebbe essere una maschera liftante, addirittura dovrebbe agire in un minuto, quindi è di quelle che si riassorbono, potete metterla la sera prima di andare a dormire e tenerla la notte, oppure se avete un evento importante, qualcosa, metterla, poi togliere diciamo un pochino il residuo, quello che non si assorbe e truccarvi. Questa dovrebbe essere proprio immediatamente liftante, insomma, agire molto in fretta. Ho sentito la texture, l'odore è molto buono, quindi l'ho voluta prendere perché mi era piaciuta molto. È un tubetto, eccolo qui, e deve essere veramente molto buona. La consigliano anche i dermatologi e comunque viene usata anche nelle cabine, insomma, per i trattamenti viso, quindi è un buon prodotto. E poi ho preso questa di Clarins che mi hanno detto essere imbevuta di 30 ml del siero di Clarins, che è un'ottima marca e super liftante, quindi anche questa magari avete un matrimonio, un battesimo, qualcosa, prima di truccarvi la mattina vi alzate e vi fate questa super maschera. Tra l'altro di quelle che io vi avevo fatto vedere ne devo ancora provare alcune, non ho avuto il tempo, non le ho provate tutte, magari un giorno quando ne provo un po' farò un video per dirvi come mi sono trovata con le varie maschere e metterò anche questa, quindi proverò questa, magari un giorno che è un'occasione speciale. Mi faccio questa prima di truccarmi e vediamo se veramente questo effetto dovrebbe avere questo siero potentissimo all'interno, proprio liftante, quindi dovrebbe immediatamente appunto distendere i lineamenti del viso. E questa è una maschera in tessuto appunto imbevuta di siero di Clarins. Comprando queste cose mi hanno fatto un bel po' di regalini, tra l'altro in tagli piuttosto grandi di Clarins, che è una marca che io in realtà non ho mai provato realmente, però so essere molto buona, insomma, dalle recensioni, dal nome, però appunto bisogna sempre provare. Quindi mi hanno lasciato un po' di campioncini. Allora, innanzitutto crema notte e crema giorno. Guardate che belle confezioni, piccoline da provare. Quindi queste sono tutte extra firming, quindi sempre appunto non mi viene occhiaie, no, le rughe, rughe, antirughe. Quindi notte e giorno di Clarins si chiamano Extra Firming Nuit et Jour, quindi notte e giorno. Poi mi hanno dato questo qui che è un peeling, praticamente se ne stende un velo sul viso, dopo qualche minuto che si asciuga si fa così e viene via, quindi viene via il gommage con tutte le cellule morte, eccetera, dovrebbe lasciare subito la pelle più luminosa e pulita e idratata e morbida. E si chiama peeling dolce, è
È una crema gommante, quindi un gommage di Clarins che mi hanno regalato. Poi mi hanno regalato due campioncini del siero che è nuovo e dovrebbe essere appunto lo stesso siero che è contenuto in questa maschera. È sempre un siero anti-age. Me ne hanno regalati due campioncini. Proviamo anche questo, vediamo com'è. E poi altri due piccoli campioncini di primer, si chiama SOS Primer ed è proprio per il trucco, un primer prima del trucco che dovrebbe levigare, lisciare insomma il viso e la pelle per prepararla al trucco, si chiama Boost l'Éclat, quindi dovrebbe essere anche questo fare effetto immediatamente proprio prima del trucco, si chiama SOS Primer, questo qui di Clarins, me ne hanno regalati due addirittura. E poi l'ultima cosa che mi hanno regalato, adoro, vi faccio vedere. Mini taglia di un olio per le labbra. Allora, io l'ho messo sopra il rossetto, avevo il rossetto quello di Kiko che vi avevo fatto vedere e l'ho provato sopra. A parte la texture fantastica, il profumo meraviglioso. E poi guardate anche come lucida labbra. Che meraviglia, è meraviglioso. Quindi anche usato da solo o sopra un rossetto matte se volete illuminarlo. Ha un effetto favoloso. Ci sono è organico innanzitutto e ci sono penso adesso vi dico, oddio, qui non c'è scritto. Adesso quando lo scopro ve lo dico. Comunque si chiama Beauty Bio Organic Beauty. Il profumo è sensazionale e anche la texture fantastico questo qui. Eccolo qua. Lip Comfort Oil, quindi mi hanno regalato un sacco di cose che devo provare e in più quelle che ho preso. Quindi dopo rifaremo magari un video sulle maschere quando le ho provate tutte quelle che vi ho fatto vedere. Vi dico quelle con cui mi sono trovata meglio. Vi faccio sapere dei prodotti Joy, questi della skincare che non ho ancora provato, però con le altre cose, l'acqua micellare mi sono trovata benissimo, anche l'acqua, la mist, quella da spruzzare. E quindi niente, mi raccomando, fatevi sempre le maschere, idratate bene il viso perché è importantissimo. Se il viso, se la pelle sta bene, che siate pelli miste, pelli grasse, pelli secche, mi raccomando, è molto importante farsi la maschera, anche la sera prima di andare a dormire, pulirsi bene il viso, la detersione è molto importante, idratate molto, anche se avete la pelle grassa, perché le creme idratanti tolgono tutto quell'olio che voi avete, il sebo in più, quindi idratate bene sotto gli occhi per i segni d'espressione o le prime rughe, idratate bene la pelle, anche perché così poi vi dovete truccare meno, molto meno, non dovete fare per coprire tutte le occhiaie e le macchie, fare quei mascheroni. Se la vostra skincare è buona, quindi vi curate della vostra pelle la mattina e la sera, non ci vuole tanto, bastano 5 minuti, però fate le cose essenziali, quindi pulizia, siero e crema idratante, mi raccomando. E quando avete un po' più di tempo, vi fate una bella maschera come questa oppure come questa, poi vi mettete il vostro siero, la vostra crema idratante, il contorno occhi e vedrete che la pelle sarà più luminosa, migliorerà e vi dovrete truccare anche molto meno, non dovrete fare dei trucchi pesanti perché la vostra pelle sarà già molto luminosa. Quindi mi raccomando, ragazze, prendiamoci cura di noi stesse. Io vi mando un bacio enorme, vi farò sapere come mi sono trovata con tutti questi prodotti e tenterò di mettervi tutti i link qui sotto. Nel frattempo vi mando un bacione, vi saluto. Guardate che bello il mio rossetto di Kiko con l'olio di Clarins, fantastico, mi sa che quando lo finisco sarà il mio prossimo acquisto. E vi saluto, vi mando un grosso bacio, fra un po' sarà Pasqua, quindi spero passiate una serena Pasqua con la vostra famiglia, con i vostri amici, con chi volete. Di solito Pasqua è con chi vuoi e io sarò con la mia famiglia, con i miei bimbi e mi prenderò cura di me stessa. Mi dedicherò un pochino di tempo. Ciao ragazze!